Han har sålt 90 miljoner album och hans breda repertoar sträcker sig från opera till populärmusik. Just nu är den världsberömde tenoren Andrea Bocelli på turné och gav i helgen en konsert i Avicii Arena i Stockholm där jag fick en exklusiv intervju med honom. È molto, per me è una grande emozione perché qui, proprio in questa venue, ho fatto uno dei miei primi concerti all'estero. Era l'ultimo dell'anno del 1994 e ho dei ricordi molto belli. Your family seems very important to you. You've even made shows and music with them. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Have you had to encourage them? Nel caso di Amo, se facesse questa domanda a lui, direbbe che l'ho costretto più che incoraggiato. Sì, ma ovviamente ho sempre penso che la musica sia un grande aiuto, un grande conforto per tutti e quindi ho fatto di tutto affinché i miei figli almeno la conoscessero. You've also had many other collaborations with other artists. Which one was most memorable? Bellissimi ricordi con tutti gli artisti con cui ho collaborato perché ci siamo sempre impegnati tutti quanti per dare il meglio di noi. Forse ho un ricordo particolarmente affettuoso nei confronti di Céline Dion perché con lei abbiamo fatto cose molto belle, importanti, a parte The Prayer che tutti conoscete. Where are you musically right now? How would you like to continue your musical journey? Il mio viaggio musicale continuerà finché Dio vorrà e finché la mia voce resisterà. When did you first realize that you had this special gift? Ma non so quando ho realizzato di aver avuto un dono, non so quando ho capito che questo fosse realmente un dono, ma ho capito fin da bambino che il mio destino sarebbe stato quello di cantare, perché ovunque mi chiedevano di cantare, a me non chiedevano di giocare a pallone o a tennis. Ma ovviamente mi chiedevano sempre di cantare, questo succedeva ovunque, in chiesa, alle feste di compleanno, insomma in famiglia, sempre. E quindi ho capito che quello era il mio destino. You have a long tour ahead of you. How do you keep your voice healthy so you don't overuse it? Non è sempre facile mantenere la voce in buona salute, tant'è che ho avuto molti problemi anche all'inizio di quest'anno. Tuttavia io credo che la voce, come tutto il resto del corpo, si mantenga in buona salute facendo una vita salutare, cioè mangiando correttamente, facendo una vita come quella di un atleta. You're very physically active as well, enjoying horseback riding and other sports. How important is that to you? No, a me piace lo sport in genere, a parte i cavalli, mi piace tutto quello che è movimento e divertimento in mare, dappertutto, sulla neve. Però sono anche un po' pigro, quindi alterno momenti di estrema attività a momenti di poltrona, divano e riposo.